Buonasera da Casandrino, Luigi Titonato di Casandrino. Sul banco LED 29 pollici di marca United. United. Gli Stati Uniti d'America. Praticamente il televisore non dà segni di vita. Adesso il video lo sto facendo con il telefono, che purtroppo è l'unica alternativa che mi... La prima non era buona perché veniva il 16, no. La seconda è ormai andata, la Sony mi ha risposto, ha detto, mi ha dato i link, vabbè, comunque lasciamo aperto, facciamo con il telefono, vediamo che esce fuori qua. Allora, il televisore non dà segni di vita, l'ha beccato un fulmine, praticamente ho messo la corrente, la spina, niente, né LED rosse né niente. Modello del televisore LED 29, è funzionato, quindi non mi ricordo più, vediamo come è il telefono. Eccolo qua, LED 29X15. Ho trovato pure dietro qua l'interruttore di rete. La speranza è l'ultima a morire. Certo, fanno più schifo del solito per le mie mani del telefono. E praticamente non da segni di vita. Apriamo il televisore, la farmacia al fianco. Ho detto, se me lo potete riparare, qualsiasi cosa a disposizione. Ho detto, se permettetemi, faccio una bella rattata di puntini. Abbiate pazienza. Ok, andiamo avanti. E meno male che non era gestito da Sport Funeb, se no me li sarei consumati i pantaloni. Vabbè, apriamo e vediamo un po' la situazione. A posto, questo qua è l'interno del nostro bel televisore 29 pollici, una misura strana, perché non è 32, non è 28, non è 40, 29 pollici. Come già ho detto, il fulmine, qua noto un bondicello. Certo è che questa è di sputtana questa macchina, questo telefono. Eppure un telefono che costa 100 euro, non è un telefono buono. Allora, vediamo un attimino. Niente, praticamente io devo cominciare a capire innanzitutto se il fulmine ha preso il primario, il secondario, che cacchio. Anzi, quando si tratta o di fulmine o di televisore, ma l'ho messo, c'è poco da ragionare. Purtroppo bisogna andare un po' per avventura. Chiaramente il guasto non si sa mai se è localizzato oppure no. Allora, inserito la spina, chiaramente vado innanzitutto a controllare se abbiamo i 300-400 volt sul condensatore di filtro, tanto per andare per esclusione. Ecco qua, sono presenti 300 volt, quindi la tensione sul primario arriva. Il secondario abbiamo solo un doppio diodo, non so chiaramente la tensione di riferimento perché non ho lo schema. Ora metto a scaricare il condensatore con la nostra lampada a filamento, infatti le cariche, sti cazzo, mettevo le mani, facevi mi capite come i batteristi dei cugini di campagna, il ricciolo. Allora, home per 1000 e vado a controllare se c'è un corto netto in uscita o sul doppio diodo. Abbasso un po' la portata. No, come vedete, però il telefono pare che va meglio la macchina, quasi non la porta proprio a riparare, mi caffetta l'andella, e poi la garanzia mi è scaduta un'ora prima che chiudevo il centro autorizzato. Ragazzi, come si dice a Napoli. Ok, questa è l'ultima zanzara della stagione. Sì, carica e scarica, quindi non abbiamo solo a carica, cioè non è che non abbiamo solo a carica, almeno da un controllo preliminare non abbiamo nessuno solo a carica. Allora, il mio discorso è questo qua, un attimo tolgo il telefono dal piedistallo qua. Allora, no, devo girare il telefono. Allora, praticamente in due mosse abbiamo stabilito che prima alimentato, quindi non ci sono interruzioni sul... nel fusibile di rete, dei poteri di ingresso e compagnia cantata, almeno non c'è un corto lampante in ingresso o primario. La striscetta bianca che vedete, come già vi ho detto in altri video, serve a delimitare il primario dal secondario, cioè la zona dove entra la tensione di rete, viene filtrata, stabilizzata, poi pilotata per andare al trasformatore e poi va al secondario, cioè alimentare tutta la baracca. Boh, che cosa facciamo? Siccome si tratta di un fulmine, noi chiaramente non sappiamo se ha danneggiato solo l'integrato pilota che si trova la saldatura, e bisognerebbe poi smontare tutto, vedete un po' come è incasinata questa scheda qua, che è qua fuori, sentite dei rumori strani. E poi impazzire, insomma, per cercare di capire. E poi anche un altro problema, quando si tratta di un fulmine, noi non sappiamo mai se il guasto è localizzato solo sul primario, sul pilotaggio, oppure magari dopo ci ritroveremo altri 30.000 guasti e solo tempo perso. Quindi, visto e considerato che il trasformatore di alimentazione, come vedete, ha solo un doppio diodo in uscita, che è equivalente a un solo diodo,
praticamente io potrei anche tentare di alimentare il televisore sui 15-16 volt. Adesso vedo il modo del punto di riferimento qual è, per poter addirittura cercare di raggirare tutto quello che è l'alimentazione originale e andare a alimentare il televisore con 15-16 volt con un alimentatore esterno. Dice, ma tu dove lo prendi l'alimentatore 15 volt? 12 volt lo troviamo, ma qui, allora, gli stanno guidando universali cinesi che fanno 4-5 ampere da 12 a 24 e anche altri 15-16. Comunque in ogni caso serve anche per testare il resto del televisore. Il farmacista chiaramente mi ha detto, Luigi, vedi, se è una cosa da niente, una cosa veloce, si risolve in modo veloce senza spendere troppo, lo ripari, altrimenti lo vado a rottamare. Quindi io devo anche valutare questa situazione qua. Quindi il fatto di andare a smontare la scheda, scaricare lo schema elettrico, andare poi a individuare il guasto sul pilotaggio, che c'è da impazzire, vi posso garantire su questi idea che qua c'è da impazzire tra pilota di alimentazione, componenti di SMD e cosa, perché cosa, magari per i 15-16 volte in uscita. Visto e considerato, li do io 15-16 volte un alimentatore esterno e buonanotte. Così adesso il resto della scheda, adesso il resto del televisore, metto uno spinotto qua, una presa di alimentazione e buonanotte. E risolviamo subito. Speriamo bene. Andiamo avanti con questo test. Allora, per prima cosa ho tolto il cavo di rete. Vado ad escludere l'alimentazione originale, il cavo di rete da 220 volte. Ecco qua stava l'ingresso. Ho dovuto fare un casino per trovare pure l'alloggio per il telefono, che prima avevo solo la pitarella qua sotto la macchina fotografica, ma ho dovuto prendere questo affare cinese qua per tenere il telefono fermo. Vabbè, andiamo ad alimentare a 16 volt. Dici tu che ne sai che è 16, ma vediamo una cosa. Ecco qua, come vedete il condensatore di filtro sul secondario, sul positivo di doppio diodo, abbiamo 1000 microfarad 25 volt, penso sui 16 volt, non credo 12, che comunque ci sta il driver dei LED che si deve pilotare, quindi 12 un po' poco, 16 volt. Ha intuito, 16 volt, cioè tu così fai la cosa, quella è l'esperienza. Ecco qua, nei miei cassettini, mamma mia, come ingrandisce questo telefono. Vado a prendere la mia bella presa, che poi in questo caso sarebbe una spina, che è maschio, non è femmina, di alimentazione. E l'alimentazione, la presa o la spina, come la vogliamo chiamare, che è contraddittorio, da un lato sarebbe una presa che è in entrata, dall'altro lato c'è il maschio al centro, comunque è bisesso, che va già lì. Allora, ma vi spiego un attimino che cosa ho intenzione di fare. Praticamente andrò a bloccare, incollare in qualche modo la presa proprio nell'ingasto dove c'era il blocco del cordone di rete, qua vedete, in qualche modo, in modo che metterò l'alimentatore esterno. A posto, ho appena finito le connessioni. No, come già ho detto prima, la spina, la presa di corrente con mani media, ma l'ho bloccata nell'alloggio dove prima stava il blocco capo del cavo di alimentazione. Positivo sul telefono, arriva la maglia della macchina fotografica, aveva ragione mio figlio, ha detto papà guarda su meglio i telefoni che i fotocamera, ogni tanto i figli hanno anche ragione, E poi negativo non c'è niente di più sicuro, se non sapete dove trovare il negativo, chiaramente è stato dappertutto, però per evitare di sbagliare, negativo sicuro sul secondario, quando andate sulla carcassa del tunnel del sintonizzatore, è sicuro che è la massa, è negativo. Quindi abbiamo detto uscita del doppio diodo centrale, negativo a massa. Ho messo la mano, potete andare in qualsiasi altra parte. Qua abbiamo l'ingresso del trasformatore, tensione trasformatore alternato, alimentatore e in continua. Facciamo questa differenza, radiocomando, radiofrequenza, telecomando, infrarosso e compagnia cantante. Stesso discorso, trasformatore alternato. E alimentatore continuo. Quanti ampere deve essere questo bel alimentatore? Non vogliamo una davvero, mannaggia puttana vecchiaia. Allora, qua abbiamo un consumo massimo, come si vede, di qua, farmacia, leggete la farmacia, facete una bella realtà, 42 watt, quindi vuol dire che un alimentatore da 2 o 3 ampere, chiaramente bisogna fare la legge di Ohm, il calcolo quanto deve essere l'alimentatore. Allora, se vogliamo utilizzare un alimentatore 16 volte 3 ampere, basta applicare la legge di Ohm, facciamo 16 volte per 3 ampere, 48 watt, quindi con un 3 ampere 16 volte andiamo bene, bisogna sempre andare un po' sopra, quello che è l'assorbimento, mai andare giusto.
niente, 16 volte tempera, andiamo bene, che rispettiamo grosso modo quello che è l'assorbimento del televisore, 48 watt, era un 40, quant'è? 40, 42 watt, vabbè, comunque sempre meglio in più e non in meno, altrimenti squagliate l'alimento tu, vabbè. A questo punto direi di provare, però c'è un problema. Io qua c'è il televisore che non è piede. Come si fa per rimediare un piede? Ma vi faccio vedere io come si fa. Eccolo qua, un appoggio per chitarra. Vedete in commercio trovate quell'affare che mettono la chitarra sopra. Questo è l'ideale. L'unica cosa, metteteci sempre una spugna, qualcosa qua, altrimenti si rovina il pannello. E così avete il piede universale provvisorio, come il ruotino della macchina, però. A posto, ho preso questo alimentatore originale cinese Mai 120 watt. Questo è 120 watt. Io sono Madre Teresa di Calcutta. Vabbè, ormai mi interessa innanzitutto testare il televisore. Ho settato, non so se si vede il LED verde acceso, e mo forse sì, si riesce a vedere su 16, 16 volt. Ok, inserito nella presa, ho la presa nella spina, cambiando l'ordine dei fattori prodotto non cambia. LED rosso acceso. Accendiamo dal telecomando che ho programmato in precedenza LED blu. Vediamo un attimino che cosa succede. La pezzolla qua serve per non far graffiare lo schermo. Eccolo là. Eccolo là. Perfetto. dell'Eurogruppo esordio per il Ministro dell'Economia Giorgetti, in diretta il Non si corrispondente vede la Simone faccia. Vicente. Ok, a posto così. Sì, esordio oggi all'Eurogruppo e domani all'Ecofin, Il Giorgetti con televisore alcuni spengo un bilaterali. attimo, altrimenti parliamo tutti e due. Il televisore è ripreso a funzionare regolarmente, poi chiaramente dopo vediamo un attimino quale è meglio mettere qua vicino. Assorbimento, grosso modo ci siamo. E niente, è una riparazione veloce giusto per aggirare il problema. Ma boh, perché andare a impazzire per 3 mesi non vale la pena. Meglio mettere un alimentatore esterno, così un domani se è qualcosa cambiamo solo l'alimentatore. Ma boh, chiudiamo tutto. Vogliamo vedere cosa succede a 12? Allora, 16, 14, 12. Vediamo un attimino. LED rosso, se va a 12 è una grande cosa, almeno utilizzo pure in campeggio. Se in un camper si potrebbe utilizzare. Parecchie persone cercano sempre televisori con alimentazione a 12 volt. Sì. Sarebbe stata travolta da un Vabbè, a questo carrello. punto io La direi di... donna era sposata e madre di Sta due cazzi figli. pezzi fa I tre male, colleghi ah, in turno con dà lei non fastidio. avrebbero visto nulla. Da accertare se Quindi ne noi sia possiamo trattato di un tranquillamente errore alimentare il umano o televisore del a mal 12 volt. funzionamento delle macchine Quindi automatiche o pure entrambe con le un carte. alimentatore che lo troviamo più facilmente in commercio, altrimenti bisogna utilizzare questi qua un po' più critici. 12 volt qua ci stanno una marea, da 5 A, da 10 A, addirittura c'ho for you 10 A, allora sta scritto 10 A, eccolo qua, 12 volte 10 A. Quindi va bene così, avendo una presa d'entrata, un'entrata 12 volte, il cliente potrebbe anche utilizzare il televisore in giro con una batteria a 12 volte, in caso che non abbiamo la tensione di rete. A posto, visto che va bene a 12 volte, ho messo un bel alimentatore, 12 volte, marcato 10 A, visto che manca 3 A. Vabbè, comunque poi il cliente vediamo un attimo dopo quale è meglio utilizzare. Il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Vi ho fatto vedere una soluzione semplice, abbastanza veloce da adottare. Ingresso esterno 12 volte, che potrebbe anche tornare utile in caso uno venga in campeggio da qualche parte che magari vuole far funzionare con 12 volte. Voglio, questo è tutto, non lo so, questo è il primo video che ho fatto con il telefono, prima che cazzo esce fuori, casa ludi, ci sentiamo al prossimo video, ciao!